Ciao a tutti e bentornati al Board Game Empire Club. Allora, oggi è arrivato finalmente, dopo una lunga attesa, Night Fighter Ace della Compass Game, un gioco in solitario dedicato, come vedete, al tema sulla caccia notturna della Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente stiamo parlando dei temibilissimi Night Fighter, tedeschi. Caccia notturna che è un tema che è ripreso marginalmente degli altri giochi, come ad esempio ricordiamo Dan Buster Ride della GMT, di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, un gioco dove noi gestivamo i Dan Buster che andavano in Germania, cercavano di bombardare le dighe della Ruhr, e in questo caso noi interpretiamo quei caccia che hanno dato proprio la caccia, ad esempio quei Dan Buster che andavano a bombardare, quindi un'inversione dei ruoli. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno della scatola, anzi cominciamo con il retro della scatola. Innanzitutto un gioco di complessità media, un gioco che è dedicato al solitario, ma anche la possibilità di utilizzare delle regole per essere giocato anche in più giocatori. Come vedete sono presenti già dal retro della confezione, lì vediamo le carte, i segnalini e delle plance che andiamo a vedere brevemente aprendo la confezione. E per altro stavamo dicendo prima dell'altro gioco della GMT, e noi vediamo il BF110 proprio che dà la caccia a un Lancaster inglese. Non ci avevo fatto caso perché non ho guardato bene la confezione, ma effettivamente richiama proprio quell'ambientazione. Abbiamo all'interno dei mazzi di carte il gioco, bisogna dire che è estremamente particolare perché fa parte a un meccanismo simile a quello di altri giochi precedenti della Compass, che sono Hunters e non mi ricordo se Silent Victory, comunque sia un altro gioco relativo ai sommergibili. Andiamo a vedere comunque che abbiamo il manuale classico. Una cosa che facciamo sempre caso è al tipo di carta del manuale. In questo caso è carta semplice, non è carta plastificata, quindi estremamente leggero e da maneggiare comunque con una certa attenzione. All'interno troviamo i dadi che avranno ovviamente lo scopo di risolvere i vari eventi, la risoluzione dei combattimenti. Troviamo una piccola plancetta, Operation Map, dal quale possiamo vedere, ovviamente si riesce forse a distinguere un po' a fatica, visto i colori qui della lampada, quella che è il territorio della Germania e della Francia occupata. Qui troviamo zona Berlino, Breme, Francoforte, Monaco, eccetera, e troviamo anche le condizioni meteo, di conseguenza luna piena, luna coperta, nuvole, eccetera. La sequenza di gioco indicata nella parte in basso a destra. E vediamo cosa c'è all'interno. Questa è una parte veramente molto molto bella ed interessante. Perché? Perché il gioco è soprattutto dedicato a come possiamo dire, il nostro obiettivo è quello di far fare carriera al nostro pilota, ai piloti che abbiamo scelto. E questa grafica devo dire che è veramente eccezionale. Oltre per il fatto della divisa che quelle della Luftwaffe mi sono sempre piaciute in particolare, ma proprio per il fatto che rende l'idea che il giocatore indossi, che sia proprio il suo guardaroba, quindi vada a indossare quella che è la sua divisa e partecipi attivamente a quello che è il gioco. Quindi abbiamo anche l'immagine. Un'immagine probabilmente di un'attrice dell'epoca. E abbiamo quindi anche una questione di dover gestire dei punti che ci permetteranno, punti esperienza che ci permetteranno di migliorare il nostro status, quindi migliorare il nostro
il nostro livello e di conseguenza di poter avanzare nel gioco. Avanzare nel gioco per noi significa poter fare richiesta di trasferimento nelle varie basi, significa poter richiedere dei nuovi caccia e di conseguenza aumentare il nostro prestigio. Troviamo vediamo un attimo. Bomber target map, di conseguenza sarà la nostra tabella presumibilmente relativa agli aerei nemici. Infatti troviamo il Wellington, troviamo lo Stirling, Halifax, B-17, Lancaster, Mosquito e due tipologie di Mosquito. Di conseguenza saranno ovviamente i nostri obiettivi. Troviamo anche il famosissimo Shrunk Music, che sarebbe una sorta di cannone montato sui caccia, che permetteva di sparare verso l'alto, che aveva le canne rivolte verso l'alto, permetteva di sparare passando al di sotto degli aerei. Abbiamo la radio chart, che adesso sinceramente, non avendo avuto modo di leggere il regolamento, non saprei benissimo. Abbiamo aircraft target chart, quindi questi saranno gli obiettivi, il tiro relativo agli obiettivi che probabilmente compariranno. Probabilmente sarà per il setup del gioco. Aircraft damage listing, quindi i danni. Avremo una lista dei danni sulle armi, airframe, wings, landing gear, fuel tanks, eccetera. So che alcuni sono proprio relativi, ad esempio, ai danni che possono esserci durante il gioco, ma anche al decollo, nella sequenza di decollo. Abbiamo un'altra, e ce ne sono tante, un'altra scheda, ovviamente i tiri sull'interception, attack deck result, bomber damage, sequenza di gioco, eccetera. Quindi sono interessanti, che abbiamo già all'interno. Peraltro sono abbastanza di carta leggera, bisogna dire, però sono veramente, graficamente sono, devo dire, belle. E poi abbiamo quelle che sono le schede degli aerei, degli aerei, che ci passerei tantissimo tempo anche solo a guardarle. Ad esempio abbiamo il BF-110, il G4AR3. Se lo giriamo, vediamo se è la stessa. Base damage, BF-G4, esattamente, dovrebbe essere la stessa. Fronte e retro, BF-110 F4A, F4-1, e ci sono vari modelli che sono veramente, veramente anche disegnati. Anche il disegno ricorda quello dei vecchi libri dedicati agli aerei che ho ad esempio a casa, in cui venivano messi i disegni per rappresentare gli aerei. Do 335 a 6, non possiamo sicuramente dire che sia uno degli aerei più belli. Abbiamo il Do 217. Anche il 219, e qui ce ne sono un bel po', quindi possiamo dire che si può, diciamo, interpretare anche questo gioco in maniera differente, in modo differente, anche a seconda degli aerei. Abbiamo Junker 88. E quindi un po' di aerei possiamo dire che ce l'abbiamo. Poi bisognerebbe un attimo approfondire per vedere se il fronte e il retro cambiano. Sì, forse cambiano. Si cambiano peraltro. Abbiamo anche, ad esempio, velocità 16. Guardiamo questo BF-110, velocità 16, livello di prestigio 6, e invece questo cambia. Esattamente, quindi avrà anche della possibilità di sfruttare delle migliorie. Vediamo, andiamo avanti. All'interno abbiamo ovviamente le tesserine che ci servono ovviamente per individuare quelle che sono la squadriglia, quelli che sono i bombardieri. Andiamo ovviamente quelli che poi saranno i segnalini relativi al danno. Questi qua probabilmente saranno proprio relativi ai gradi e alla carriera dei piloti, e questi quelli ovviamente dedicati alle varie attività di gioco. E qui abbiamo anche la parte relativa al retro.
E abbiamo un bellissimo note, un insieme di note dove sarà possibile probabilmente sono i classici blocchi, diciamo, che servono per prendere nota di quella che è la nostra campagna. Di conseguenza gli obiettivi degli aerei, gli colpiti, gli uccisi, le uscite, le note. Il tipo di target, la data, lo stato della luna, di conseguenza è possibile annotare tutto ciò che è necessario per la campagna di gioco. Pensavo ci fossero, diciamo, più segnalini, però devo dire che il fatto che siano anche il numero contenuto aiuta sicuramente a quella che è la gestione del gioco rispetto a molti altri, dove bisogna tenere conto di veramente tantissimi, tantissimi segnalini. Senza dover aprire, ovviamente, andiamo a guardare anche quella che è la carta. In questo caso abbiamo il nome di un personaggio. Andiamo a vedere le sue abilità particolari che sono presenti nella parte sotto, e poi quelli che sono dati statistici, ovviamente, del personaggio che probabilmente andremo ad interpretare. Benissimo, abbiamo visto allora cosa troviamo all'interno della scatola di Night Fighter Ace. Come ricordiamo, un gioco che non è solamente un gioco di combattimento, ma è importante giocarselo soprattutto per vedere come si evolvono i fatti, come si riesce a far aumentare di prestigio, di livello il proprio pilota e cercare di addentrarsi sempre di più in quello che è il combattimento notturno. Ricordiamo che è un gioco in solitario, c'è la possibilità di giocare anche in più giocatori, ma è vivamente consigliato giocare in solitario. E ora che ci guardiamo, veramente una bellissima grafica, anche proprio il nostro BF110 con il Lancaster che viene colpito. Va bene, grazie a tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!